Ciao a tutti, bentornate. Questa sarà la prima volta in cui non vi dirò che ritornerò. Sono tornata perché sappiamo che non ho rispettato tantissimo quello che abbiamo detto l'ultima volta, per cui prendiamola come viene. Adesso mi sono messa qui. Dire e risalutare è stata la cosa più difficile di questo mondo e oggi ricominciamo nuovamente perché ho tante cose da farvi vedere, tante cose di cui devo parlarvi assolutamente e quindi credo che oggi dovrò registrare milioni di video, però iniziamo subito con il video haul perché sapete che io senza non ci sentiamo più o meno da un mese e mezzo e ovviamente in un mese e mezzo non ho comprato chissà quante cose, ma diciamo che la ciccia è rimasta, quindi la ciccia c'è, quindi iniziamo subito e non ci perdiamo tantissimo in chiacchiere. Inizio col farvi vedere due prodotti che derivano dai saldi di Sephora. Ecco, è passato tantissimo tempo, però non avendole ancora provate, era giusto farvele vedere, ovvero la Shading Light di Kat Von D e la paletta Contouring in polvere. Ancora non l'ho utilizzata perché sto cercando di finire quella di Makeup Revolution, non avendo palette che fossero costose, abbastanza costose se non quelle di Diego della Palma, qualche kit da contouring, non mi ricordo di quale brand, però comunque non ne avevo tantissimi se non economici, per cui ho deciso di approfittare e prendere questa con il 40% di sconto, quindi a 27 euro circa, e sinceramente mi ispira veramente tanto, però sto aspettando il poterlo utilizzare. È un'altra mini taglia della Born This Way di Too Faced, che è una cipria, anche questa non l'ho utilizzata perché sto cercando di finire altri prodotti, ed è questa mini taglia molto molto carina di Too Faced per l'appunto, che dovrebbe essere un Ethereal Sifting Powder. Sembra molto leggera, l'ho swatchata semplicemente, ma anche di questa comunque vi farò sapere. Su questi prodotti non ho tantissimo da dirvi, sinceramente. Sempre da Sephora, appena l'ho vista sono impazzita, Kat Von D dell'Olita. Mi piace innanzitutto il pack perché è questo malva fatta veramente veramente bene, proprio che ti attrae a prima vista. Poi tra l'altro questa già l'avevo vista spoilerata, l'ho utilizzata tantissimo. Ed è questa palette qui, è presente la maggior parte di Malva. È una palette che rispetto a tutti gli altri ombretti di Kat Von D è decisamente più morbida, più sfumabile, più non pigmentata, perché per esempio io di Kat Von D avevo anche la palette, la Saint Sinner, e in quel caso gli ombretti sono pigmentati, ma per sfumarli dovete prestare un attimino più di attenzione. Questi si sfumano un attimo e l'ho utilizzata anche oggi nella piega e nella sfumatura, mentre i glitter che mi vedete sono quelli della palette Shakti di Mulac. Questa palette, come potete vedere, l'ho utilizzata tanto, è vero, non si sposta tantissimo dai Malva, è una palette prettamente Malva, ma tutti i colori, forse l'unico che mi dà un po' più di problemi di stratificazione eterno, quindi quello più scuro, ma tutti gli altri sono veramente meravigliosi. È proprio il range di colori che a me piace da morire, è quella che comunque può essere sfruttata non solo per fare degli smokey eyes belli evidenti, ma anche come trucco giornaliero. Io proprio per gusto mio personale poi vado ad aggiungere sempre un pochettino di shimmer luminoso perché la mia conformazione dell'occhio comunque me lo richiede. Non utilizzo quasi mai un look total matte, però comunque questa mi è piaciuta tanto. Vi faccio vedere la pigmentazione per esempio di alcuni colori, che sono questi. Direi che ci siamo veramente tanto. Con questa secondo me Kat si è proprio superata. Questa palette costa a prezzo pieno 37,90, ma col 20% di sconto la pagate circa 30. Io ve la straconsiglio, soprattutto se amate molto i Malva, sulla scia della Mauve Obsession, ma questa è leggermente più pigmentata, mentre alcuni colori quella bisogna stratificarli un attimino, anche se sapete che è la mia preferita. E poi ho preso questo, lo aspettavo da tantissimo tempo, il Matte Lipstick Set di Anastasia Beverly Hills con tutti i nude marroncini abbastanza freddi, solamente un colore che è il soft pink. Non mi piace perché proprio è troppo rosa per i miei gusti, però tutti gli altri sono veramente belli. Li ho provati. Vi stavo dicendo prima che successe la tragedia immonda che li ho provati tranne il soft pink, che praticamente è questo colore qui, ma vorrei praticamente mostrarvi tutti e tutte le novità rossettose in un video a parte. Li ho provati e credo che rispetto alle tinte che sono molto secche, le tinte di Anastasia, questi sono molto più confortevoli, certo non durano tutto il giorno, non resistono egregiamente a un passo, però comunque sono confortevoli.
non confortevolissimi, un pochettino tendono a seccare, però comunque a me piacciono tantissimo, e i colori, specialmente per esempio Spice o Dead Rose, che adesso è volato, comunque ve lo farò vedere in un prossimo video, queste Spice per esempio sono proprio sulla mia scia, quindi quei marroncini che mi piacciono veramente tanto. Li trovo pigmentati, li trovo mediamente confortevoli, quindi mi sono veramente piaciuti. La Cult Beauty in offerta a 12 pound, ho trovato poi questo che volevo provarlo da tantissimo tempo, sapete la mia lotta con i correttori, contorno occhi e tutto il resto, ed è un primer per gli occhi, per il contorno occhi antifatica. Questo in realtà è silicone puro, però è un silicone puro che a differenza di un primer siliconico per il viso è molto sottile, liscia molto la zona e mi aiuta soprattutto per quei correttori che sono troppo aggrappanti, troppo secchi, a farli scivolare meglio e a farli reggere fino alla fine della giornata in maniera migliore. Vedi per esempio i correttori di Makeup Revolution, di cui ancora non vi ho parlato, ma vi devo assolutamente parlare. Ecco, nonostante io lo provi da più o meno 10-15 giorni, mi piace veramente tanto. L'unica cosa che non mi piace tanto è il fatto che dovete pucciare il dito e si sporca quasi sempre. Adesso per fortuna gli ho dato una bella pulita, però comunque ovviamente non mi spaventate di questo colore azzurro perché il primer è trasparente e forse gli dà anche un brivido in più, una tonalizzazione alle occhiaie leggera, più brillante e più schiarente, ecco. Sempre in tema rossetti, anche di questi ve ne voglio parlare, non potevo non cedere i rossetti Nubla rispetto alle precedenti versioni, quindi Diva Crime, hanno dei finish totalmente diversi e io ho preso i due colori che sono secondo me i più belli, i più particolari, ovvero Allusive, che è quello che mi avete indossato adesso, e Nolita, che è invece questo, non so nemmeno come definirlo, perché è un rosso mattonato, comunque anche questo, sempre sulla scia andante del caldo, è veramente veramente bello. Questi li ho utilizzati tutta la settimana alternandoli e ho avuto veramente delle buone impressioni, nonostante Nabla ultimamente non mi abbia mai rapito il cuore totalmente, questi mi stanno piacendo abbastanza, anche se poi ve ne voglio parlare per bene. Così come voglio parlarvi per bene anche di questi di Mesau da Milano, che sono degli Extreme Matte. Sono usciti ultimamente, negli ultimi mesi, sono 5 tonalità, molto molto carine, e soprattutto quelle che io amo di più sono Soul ed Eccentric. Vi ho sempre parlato di questi rossetti dicendo che non tutte le colorazioni sono per me confortevoli, ecco, secondo me hanno cambiato la formulazione perché questi riesco a tenerle tranquillamente tutto il giorno senza essere troppo troppo aggrappanti, perché se sono troppo secche poi le mie labbra non ce la fanno più e danno proprio KO. E queste mi piacciono tanto come colorazione. Queste tre ancora non le ho provate e sono un rosso caldo, un marrone cioccolato che è molto bello perché è abbastanza freddo, e questo nude che non so se avrò mai il coraggio di mettere, però guardandolo così è un bellissimo nude cappuccino. Stavo bypassando un altro prodotto di Sephora che ho acquistato, ovvero il Marc Jacobs, il Remarkable. Questo è famosissimo, è uno dei fondotinta che è forse più famoso di Marc Jacobs, ovvero il fondotinta quello bello corposo, quello bello coprente che piace a noi. Ecco, una cosa che non mi piace è assolutamente la confezione, perché voi togliete questo cosino e dovete applicarlo direttamente con questo, solo che solitamente butta fuori prodotto e quindi niente, si insozza tutta la confezione. 45 euro di fondotinta, mi serviva un fondotinta che fosse un po' più costoso, volevo passarmi questo capriccio e all'inizio ho detto oddio che cos'è questo coso, poi dopo con il tempo andandolo a studiare, andando a abbinare il giusto primer e la giusta base, ho capito che è un fondotinta che mi piace molto, è il fondotinta che mi vedete oggi, non va bene assolutamente per le peli secche, infatti quando ho delle zone secche o metto il primer o metto molta crema idratante, oppure lui mi segna, cioè a fine giornata comunque va a segnare, va a accumularsi nelle secchezze, quindi assolutamente per peli grasse o miste, non secche assolutamente, e anche di questo comunque ne riparleremo perché ho dei dubbi. Soprattutto se visto da molto vicino, perché da lontano l'effetto è bellissimo. Lei, altra palette chiacchieratissima, vi ho fatto delle stories su Instagram per parlarvene perché mi ha deluso, è stata la delusione più grande credo che io abbia mai avuto, ovvero famosissima Natasha Denona, le cui palette costano uno sproposito, ma io, boh,
Perché? Perché questa è la mini Sunset Palette in vendita da Sephora al 24,90 euro, ma applicabile lo sconto del 20. E questa palette piccolissima, vi dico che la mia mano è piccola e lei è piccola tanto quanto la mia mano, di cui mi piacciono i matte. I matte sono veramente meravigliosi, burrosi, si sfumano benissimo, reggono tutto il giorno. Gli shimmer no, no. C'è questo colore metallico qui che sembra bellissimo, poi voi le andate a stendere e il metallico vi rimane sul dito e non sulla mano, anche se qui sembra sull'occhio, no, è spento proprio. Questi altri due carini, ma durante il corso della giornata ve li perdete proprio per strada, mentre camminate loro se ne sono andati. All'inizio sono molto pigmentati, molto luminosi, poi non si sa perché scompaiono, si dileguano nel nulla. Una palette così tanto mini con 0,8 grammi di prodotto, credo in genere, no, non lo so, mi aspettavo sicuramente di più, soprattutto per il costo spropositato che ha questa palette. Quindi, se mi dovesse chiedere Natasha Denona, sì, no, per me assolutamente no, anche no. Ecco, da NYX, non mi ricordo se vi avevo fatto vedere già questo, che è il mini pore filler, questo primer. Dato che ho finito l'altro primer di Too Faced, che avete visto negli interminabili, ho aperto questo, il pore filler. Questo mi sta piacendo, ma ancora lo devo capire per bene. Mi sta piacendo soprattutto in associazione con il Marc Jacobs, che se non steso con una spugnetta tende a infiltrarsi un po' tra i pori, quindi questo è fondamentale. Dato che mi era piaciuto tantissimo il fondotinta, ho deciso di provare anche il Can't Stop One Stop correttore. Lui l'ho provato 2 volte, non lo so se mi convince fino in fondo. Mentre Andrea mi ha regalato il primer di NYX, Proof It. Sto cercando ancora di capirlo perché sapete che ho la palpebra leggermente grassa oleosa, poi essendoci ciopalpebra tende a strisciare, quindi ci vuole una base veramente che regga tantissimo. Per esempio, utilizzandola con gli ombretti di Anastasia regge perfettamente. Con altri ombretti un po' meno, quindi non so se è il problema degli ombretti oppure di questa base, ma tenterò nuovamente di provarle e poi vi farò sapere. E per concludere con NYX, il mini primer, che è effetto Dewy, mi sta piacendo perché non è troppo glitter, dà quell'effetto leggermente luminoso, ma ancora lo sto provando da 3 volte, quindi anche di questo ne riparleremo appunto in futuro. Con gli sconti di Catrice invece ho preso, stranamente ho trovato gli sconti di Catrice, il Light Illusion, cioè la stessa cipria di cui vi parlo sempre, quella bianca, l'ho trovata anche in versione banana, 3 euro circa. E questo che è un correttore, che non vi consiglio assolutamente, era 10 Ivory ma era arancionissimo, secondo me non regge nemmeno 10-15 minuti, quindi questo cercherò di smaltirlo. E giusto per concludere, milioni di maschere del DM, per esempio. Queste ne avevo parlato anche quando ero stata a Berlino e sono assolutamente meravigliose perché hanno l'acido salicilico e quindi ne ho prese due. Maschera al cocco, maschera riscaldante, maschera multivitaminica, maschera al miele perché ho la pelle secca. E poi questi sono quelli di Primark che sono i patch sotto gli occhi, sono esattamente 15 trattamenti. Li ho provati semplicemente una volta, infatti vedete che la confezione è aperta e non mi sono dispiaciuti, però li vorrei provare ancora un altro po' perché all'inizio mi pizzicavano. E quindi dopo questa carrellata di maschere molto veloci, molte altre comunque le vedrete nei prodotti finiti, credo che abbiamo finito per il momento con il video acquisti. Devo dire che sono stata abbastanza concentrata. Ne ho fatti non tantissimi, considerando che è un mese e mezzo, e basta così, adesso basta così. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, e sempre se vi va, ci vediamo alla prossima. Ciao!